Se dovessi consigliare una scarpa per correre la maratona sotto le 2 ore e 30 ad un amico, sicuramente, questa si chiama Advocacy, darei 10 su 10 alla Metaspeed Sky perché questa scarpa è davvero fantastica. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche sapendo però che questa scarpa non è così disponibile e quindi secondo me l'abbiamo posizionata soltanto al quarto posto nella classifica delle scarpe con fibra di carbonio. Perché ovviamente per chi volesse comprarla, mancando la disponibilità, anche l'affordability è abbastanza compromessa. Comunque questa scarpa è di 199 grammi, drop 5, 33 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede, anche se come sappiamo la misurazione viene effettuata in maniera diversa a seconda delle regole definite dalle varie aziende. Ad ogni modo il laboratorio di Kobe ha sfornato una scarpa che rende davvero efficiente la corsa, migliora la biomeccanica della corsa stessa, ha uno spazio, questa scarpa, nell'avampiede è molto importante, anche se a livello di calzata, secondo me, sarebbe opportuno, soprattutto per chi volesse correre una maratona, prendere mezzo numero in più perché è molto corta nell'avampiede e di conseguenza per chi volesse correre 2 ore e mezza credo che sia necessario uno spazio nell'avampiede più importante. D'altro canto la tomaia è davvero traspirante, è eccezionale, i lacci sono piatti, la linguetta ovviamente è racing, ma quello che rende la scarpa eccezionale è il Flight Foam Turbo, scarpa davvero molto veloce, reattiva nei nostri test, Runscribe, pensiamo che sia una delle migliori presenti sul mercato e soprattutto ha una stabilità eccezionale che la rende davvero unica, nonostante il tallone sia leggermente morbido, ma questo è dovuto di fatto alla scelta di avere un drop più basso. Nonostante la struttura Rocker Design a barchetta, di fatto ne esistono due versioni, la versione Sky, che è quella che abbiamo recensito, oltre alla versione Edge per il Cadence Runner. Ho avuto qualche discussione con dei podisti amatori evoluti che si tende con gli anni a aumentare il passo, a tutte le distanze. La cosa che ho amato della scarpa è la stabilità della scarpa stessa, i cambi di direzione sono gestiti in maniera efficiente, il battistrada è davvero efficace a tutti i ritmi e soprattutto questa scarpa dà il meglio di sé a velocità elevate. Abbiamo ricevuto dei commenti non necessariamente positivi per il fatto che è stata indicata solamente al quarto posto delle scarpe, con la fibra di carbonio, tra l'altro vi invito a guardare la classifica, sappiate che correndoci poi alla mezza maratona del Brembo, dove tra l'altro sono arrivato al secondo posto, ritengo che questa scarpa probabilmente sia nel podio della classifica delle scarpe con fibra di carbonio. Sappiate però che comunque dipende dalla caratteristica del podista amatore stesso, della biomeccanica di corsa, e credo che anche se lo spettro di utilizzo sia più ampio rispetto a, per esempio, ad altre scarpe dei competitors, credo comunque che chi dovesse correre una gara velocemente potrà trarre un beneficio significativo da questa scarpa che secondo me è un gioiello lanciato da ASICS l'anno scorso che purtroppo però non è disponibile per tutti i podisti amatori. Ma anche per i podisti amatori non fortunati che non riuscissero a correre la maratona sotto le 2 ore e 30, questa scarpa secondo me è davvero eccezionale. Spero che nel 2022 con il lancio del secondo modello questa scarpa possa essere presente su tutti i siti italiani, non soltanto nei negozi. Scarpa promossa sicuramente su tutti i fronti, peccato non poterla utilizzare completamente alla Maratona di Milano, dove invece sarò comunque chiamato a correre la staffetta per un progetto benefico a beneficio della Fondazione Itaca. Se avete la possibilità, la fortuna di poter testare questa scarpa, ve la suggerisco caldamente. Io lascio comunque la parola ad Andrea Soffientini che qualche giorno fa dal campo di Garbagnate ci ha raccontato cosa ne pensa della scarpa stessa. Tra l'altro sarebbe gustoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, di tecnologie, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni di scarpe anche del marchio ASICS, marchio che a noi piace moltissimo e comunque sta prendendo sempre più piede sul mercato. Voi nel frattempo stay strong e keep running, ci vediamo alla prossima. È il momento giusto per bersi un coffee. Ciao e alla prossima. Buongiorno Andrea, finalmente siamo arrivati dopo un secolo a recensire le Metaspeed Sky di ASICS. Cosa ne pensi di questa scarpa?
Penso che l'hai usata in mezzo al fango e non dovevi, perché l'hai sporcata, così bella da vedere. Beh, forse è davvero una delle colorazioni più belle tra le scarpe che abbiamo mai recensito. Scarpa leggera, mescola morbida come piace a me, reattivissima. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe, sapendo che comunque io l'ho utilizzata alla mezza maratona del Brembo e c'era il fango, non era colpa mia? Quindi ci parlerei, sì, beh, il mezzo del Brembo è stata 2 mesi e mezzo fa, potevi anche lavarlo un pochino, sulla, almeno la suola con una spugnetta, vabbè. Peccato che erano un pochino strette, io le ho usate pochino perché mi danno un po' di fastidio in punta. Devo dire che al contrario di altre competitors hanno un più ampio spettro di utilizzo, si può dire, perché hanno una pianta un pochino più larga e sembra che siano un pochino più stabili rispetto ad altre marche. E secondo te a quali ritmi la utilizzeresti? Non dico i ritmi, dico ritmi gara, quindi se devo fare una gara da personale le devo utilizzare. Invece una domanda molto interessante, poi è anche legata alla calzata, ritieni che possa essere utilizzata anche in maratona oppure solamente per distanze brevi? Ne parlavamo prima, è da valutare un pochino la calzata perché è un pochino stretta. Se devo fare la maratona e ho il piede che tocca un pochino in punta potrebbe diventare un'agonia, quindi per cui forse dovrei azzardare il mezzo numero in più, e da valutare, però io la utilizzerei in maratona. Solo in gara o anche in allenamento questa scarpa? Ma siamo sempre lì, forse la potrei usare anche per fare i lenti, non so se quanto senso possa avere, più che altro. Sicuramente sui lavori come ripetute, medi, forse non le utilizzerei sulle ripetute corte perché faccio un po' di fatica con le scarpe così alte a fare ripetute corte, però cioè, si può usare tranquillamente in allenamento, ripeto, non so quanto senso possa avere. Che sensazione ti hanno dato queste scarpe a livello di tomaia? Beh, sappiamo il tuo problema al mignolino, però come l'hai viste? Ma guarda, la tomaia è abbastanza precisa, non è come le altre che sono proprio flaccide, anzi forse è la più comoda da mettere su in pre-gara. Mi viene in mente qualche altra scarpa che faccio sempre fatica con la linguetta, questa entra bene, si sistema bene già subito lei. La tomaia mi piace perché è leggera e ti ripeto quel preciso che non la fa cedere. È racing, quindi anche lei secondo me dura poco, ma dura comunque di più dell'intersuola. Ti sei dimenticato di toccare il tallone e in questo caso come l'hai visto il tallone? Ma secondo me è carino vedere che comunque qua non è così flaccido e neanche qua dietro, cioè è morbida, molle ma non flaccida. Invece a livello di intersuola, in questo caso stiamo parlando del Flight Foam Turbo, come lo vedi effettivamente turbo? È molto morbido anche lui, molto leggero e reattivo. Forse non molto leggero, è leggero, però devo dire che come mescola è super, c'è tanta schiuma, quindi ti dico che forse è più pesante delle altre perché sembrerebbe che c'è più schiuma che rispetto alle altre scarpe. Invece a livello di battistrada come l'hai vista? E questo è ovviamente una scarpa che deve essere utilizzata solo in gara, quindi non ha necessariamente un bisogno di avere un grip fantastico, però cosa ne pensi? No, il battistrada è meglio di qualche altro, ma sono quei battistrada racing dove, sì, forse, guarda davvero, forse 5-6 anni fa cercavamo il grip, le scarpe con il grip anche sotto, adesso per assurdo più sono lisce meglio è, tanto si è visto che sull'asfalto tengono benissimo, anzi sembrano quasi le ruote slick, le gomme slick delle macchine della Formula 1, sarebbe da capire col bagnato, ma forse queste qua hanno uno zic in più rispetto ad altre marche che hanno la suola molto più liscia. Invece Andrea, i pregi e difetti di questa scarpa? Ma guarda, pregi mi piace molto perché anche se è un pochino più pesante rispetto alle competitors, ha il piede dà molto l'idea di essere leggera. Mi piace molto la tomaia e i colori zarri, anche se i colori zarri non credo che facciano parte della scarpa. L'unica cosa è che è davvero un po' da valutare la misura, quindi è una scarpa che comprarla online è un po' un terno al lotto, bisognerebbe provarla in negozio. Provarla e comprarla in negozio, perché provarla in negozio e poi comprarla online non si fa.
non si fa. Secondo te, Andrea, qual è la durata di questa scarpa? La durata di questa scarpa è verosimilmente come quella delle altre scarpe in carbonio, secondo me è tra i 300 e i 400 km. Se parli lato marketing, le 4A availability, questa scarpa è difficile trovarla. Ti chiedo l'ultima cosa, quando secondo te ASICS lancerà il modello successivo e quando le testeremo? No, più che altro sai che cosa? Che ha fatto un po' di modelli diversi, un po' di varianti diverse, secondo me così si vanno un po' a perdere, dovrebbero fare come altre marche, una sola scarpa da super racing e poi a scendere, la scarpa magari per le gare un attimino più corte, la gara per i medi. Su questo cambiagli bene i nomi, bene. Meta Racer, Meta Sky, Meta Speed Sky, Meta Speed, cos'è che c'era Meta Speed? Si crea un po' di confusione, però beh, io credo che usciranno tra poco, no? Tra un mese usciranno e quindi noi ovviamente le testeremo. Ultima domanda, le utilizzerai per correre la maratona di Milano sponsorizzata da ASICS? Io farò la staffetta e cercherò di correre con queste è abbastanza forte. No, io non ce le ho le scarpe ASICS per correre forte, ho le Nimbus e non credo che sia una bella idea correre con le Nimbus a 3.40, quanto dovrò, anzi da quanto ho capito mi hanno chiesto un ritmo un pochino più sotto i 3.40, quindi ho le Meta Racer ma la vedo dura lo stesso, fa 22 km con quelle, vediamo. Non mi hai fatto la domanda dei plantari, ma anche se... Però anche qua metterci plantari è un po' come le Vapor, la vedo un po' difficile perché mi sembra che sia attaccato bene. Qualcuno ha detto che sulle Vapor si possono staccare i plantarini dalla scarpa, ma io mi dissocio completamente. No, beh, io direi che su una scarpa così da gara è pensata proprio per gareggiare, disegnata in questo modo, non la utilizzerei con dei plantari. Le solette delle scarpe quando sono incollate non staccatele, perché poi si rischia che durante la gara vengano su, si arricino. Cos'è che era? Berlino? Chi era? Kipkoge che è arrivato era con... Kipkoge. Con la, cosa aveva? Le streak che gli si era sfilata tutta la... Corretto. E, cioè nel senso, quelle si staccava già di per sé, ma su queste qua che sono incollate assolutamente la lasciarle incollate. Non vorrei mai finire una gara con le solette che mi escono così. Quanto aveva fatto Berlino quella volta? 2.03. Non banale, con delle scarpe... come le striche adesso sono impensabili da usare in qualsiasi caso. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla Maratona di Milano e se potete offriteci un coffee, offritegli un coffee. Sì, io preferirei una cassata, però vedete voi.